sottoscritto il protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici sui sistemi informativi della Scuola Normale Superiore con il Compartimento Polizia Postale delle Comunicazioni per la Toscana. Un accordo che prevede l'adozione di procedure condivise di intervento, il tempestivo scambio di informazioni utili e la programmazione di incontri formativi anche con finalità di carattere preventivo. Sì, in ambito regionale è il primo protocollo, oggi siamo particolarmente lieti del risultato raggiunto, si tratta di un obiettivo molto importante perché la creazione di forme strutturate di collaborazione con soggetti che detengono infrastrutture qualificate come sensibili è per noi un obiettivo fondamentale. Un rapporto più stretto in occasione di emergenze, ma anche come dire, potenziali collaborazioni a livello di attività di formazione, strumentazioni e quindi diciamo è un ampio spettro che spero potremo utilizzare al meglio. E questo accordo ha un'importante ricaduta concreta perché proprio l'Università di Pisa è stata soggetta nei mesi scorsi di un grande attacco hacker che ha preso di mira i dati degli studenti. Sicuramente, come dire, in questi ultimi mesi il livello di attenzione che devono avere tutte le pubbliche amministrazioni è enormemente aumentato. Noi stessi abbiamo molto rafforzato le procedure di autenticazione di collegamento alle nostre reti perché appunto è diventata un'assoluta necessità.